Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero. Prima di iniziare, vi ricordo che in descrizione trovate tutte le nostre pagine social alle quali potrete iscrivervi, compreso il nostro canale Telegram. Naturalmente, se già non lo avete fatto, vi invitiamo ad iscrivervi al canale e ad attivare la campana per gli aggiornamenti. Detto questo, mettetevi comodi, perché oggi in Viral Top vi mostreremo una nuova raccolta riguardante le presunte attività paranormali catturate in video. Ci tenevamo a ricordarvi che non ci assumiamo alcuna responsabilità circa la veridicità dei video che vi mostreremo di seguito, ma lasciamo a voi pubblico decidere se siano veritieri o meno. Buona visione! Iniziamo questa compilation con un video condiviso su YouTube da un uomo di nome Mark, il quale asserisce che da qualche mese in casa sua si verifichino eventi paranormali. Mark decise di lasciare la videocamera in registrazione per controllare più approfonditamente cosa stesse accadendo. E così fu. Dopo questa esperienza, si rivolse ad uno spiritista che a quanto pare sia riuscito a risolvere il problema. La telecamera di sicurezza di un hotel in California è riuscita a catturare un fatto alquanto anomalo. In questo video abbiamo come protagonista una famiglia inglese, la quale dichiara di sentire strani rumori in un bosco vicino casa loro. Una notte decisero di ispezionare la zona per cercare di capire quale fosse l'origine di quei rumori. Ma alla fine trovarono un qualcosa che gli fece letteralmente gelare il sangue. Emily e la sua amica Brittany decisero di affittare una baita per il weekend, ove pare che nella stessa si manifestasse il fantasma di un ragazzino combinaguai. Quando Brittany uscì per fare un po' di shopping, Emily cominciò a sentire la presenza di quello spettro, grazie alla quale riuscì a soddisfare la sua curiosità. I got so scared being out by myself. I came in here to sit with her and I keep seeing things on the other side of the door, but everybody else is out of town. Checking this end of the house while Brittany's checking that end, and I'm so freaking out. Where was that? Hello? Oh my god, oh my god. Una guardia di sicurezza di nome Joshua condivise su Reddit un video che attirò la sua attenzione. Joshua dichiara di non credere ai fenomeni paranormali, quindi cerca una spiegazione logica a ciò che appare nel video. E voi, quale soluzione trovereste? Abbiamo ancora un video proveniente da Reddit.
dove Tara, la protagonista, dichiara che la sedia a dondolo del nonno ha incominciato a muoversi da sola dal giorno della sua morte. Osservate con attenzione. L'esistenza dei fantasmi di animali deceduti è una delle questioni più controverse nel mondo del paranormale, perché secondo molti, per far sì che esistano i fantasmi, dovrebbero esistere anche le anime, ma per molte persone gli animali non hanno un'anima. C'è da dire però che nel corso della storia sono stati condivisi molti video nei quali sembrano siano raffigurati spettri con sembianze animali. Ad alcune persone piace pensare che si tratti degli spiriti dei loro animali domestici. Ci farebbe piacere sapere cosa ne pensate. Concludiamo la compilation di oggi con un video di MK Logan, il quale, mentre era in giro con un amico, tutto ad un tratto catturò quest'inquietante apparizione. Osservate con molta attenzione. Questo è tutto per ora amici, vi ringrazio molto per aver visto il video. Se vi è piaciuto non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione. Abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.